Questa notte alle 23 ora locale, 18 miglia ad ovest del battello faro di Nantucket, la turbonave italiana Andrea Doria è stata speronata sul lato dritto dalla motonave Stockholm di bandiera svedese. I passeggeri e il personale di bordo sono in salvo sulle navi soccorritrici. Dopo un'agonia durata 11 ore, alle 10.09 di oggi, la nave è affondata. Dopo la benedizione impartita dal vescovo di Genova, la madrina, signora Saraga, abbassa la cetta sul nastro azzurro. Si frange la bottiglia e la nave comincia a scivolare verso la sua vita. Lunga 214 metri e larga 27, l'Andrea Doria stazzava quasi 30.000 tonnellate, con 11 ponti e 12 compartimenti stagni. Costruita nei cantieri Ansaldo di Genova, era ritenuta la nave più bella, elegante e moderna di quegli anni. Aria condizionata in tutte le cabine, piscine in ciascuna delle tre classi, tecnologia di prim'ordine. Vantava due radar modernissimi e persino un Loran, strumento all'avanguardia per l'epoca, che indicava rotta e posizione della nave con certezza quasi assoluta. Alla tecnologia moderna si sommavano gusto ed eleganza italiani. Per l'allestimento dei lussuosi interni erano stati spesi ben 2 miliardi di lire dell'epoca. Mobili moderni, dipinti di Salvatore Fiume, una statua a grandezza naturale del celebre ammiraglio che dava il nome alla nave. Al suo primo arrivo a New York, l'Andrea Doria ricevette un benvenuto entusiastico, anche da parte del sindaco della città, accolto a bordo dal comandante Calamai. La nave divenne insomma il miglior ambasciatore nel mondo della rinata capacità industriale e creativa dell'Italia, uscita a pezzi dalla guerra. Sull'oceano, quella notte di 50 anni fa, stavano per scontrarsi due navi profondamente diverse. E non soltanto a causa della differenza di tecnologia e modernità dell'Andrea Doria rispetto alla Stockholm. Sulla nave italiana, coi suoi ufficiali, c'era in plancia il comandante Piero Calamai, un lupo di mare, come si diceva un tempo, con 40 anni di navigazione sulle spalle e una medaglia della Marina Militare sul petto. Sulla Stockholm, invece, l'esperto comandante Nordenson aveva lasciato solo, al comando, il giovane terzo ufficiale Johan Carsten Johansen, coadiuvato da tre marinai. Una decisione che doveva rivelarsi fatale. Che cosa accadde esattamente quella notte di 50 anni fa a Nantucket, davanti a New York? Non è facile riassumere una tragedia del mare. Erano quasi le 11 di sera del 25 luglio del 56. L'Andrea Doria, vanto della nuova Marina Commerciale Italiana, navigava diretta a New York. Vi sarebbe arrivata al mattino successivo. L'orchestra di bordo suonava Arrivederci Roma, molti ballavano. Nella direzione opposta, su una rotta diversa da quella consigliata a chi va in Europa, proveniva la nave svedese Stockholm. L'Andrea Doria procedeva a una velocità forse troppo elevata per le condizioni di fitta nebbia di quella sera. Quasi 22 nodi, 40 km all'ora. La Stockholm viaggiava a 18 nodi. Gli ufficiali delle due navi si avvistano reciprocamente sui propri radar. Valutano che si incroceranno a una distanza di sicurezza. A un certo punto però, non lontano dall'isola di Nantucket, i due comandanti si accorgono con sorpresa che qualcosa non va. La Stockholm vira violentemente sulla propria dritta, a destra cioè, aspettandosi, dirà poi il comandante, che l'Andrea Doria faccia altrettanto. Il comandante italiano invece, nel tentativo di evitare la collisione imminente, vira a sinistra. Ma una nave è molto più lenta di un'automobile. Per soli 12 secondi l'Andrea Doria non riesce a evitare l'impatto. L'urto è terribile. La prua d'acciaio antighiacci della nave svedese squarcia la fiancata destra della Doria fino a poppa. La prua della Stockholm si accartoccia come latta. 48 persone muoiono nell'impatto, altre tre successivamente. 11 ore più tardi, dopo che centinaia di vite sono state salvate con la più prodigiosa operazione navale della storia, l'Andrea Doria affonda. La Stockholm naviga lentamente fino a New York.
Sulla Stockholm era montato un vecchio radar privo di illuminazione. Per distinguere bene bisognava utilizzare una torcia. Lo schermo era suddiviso in 5 anelli concentrici. Se veniva utilizzata la scala delle 5 miglia, ad ogni anello corrispondeva un miglio di distanza. Se veniva invece commutata la scala delle 15 miglia, ad ogni anello corrispondevano 5 miglia. Carstens localizzò per la prima volta il segnale dell'Andrea Doria, convinto com'era di utilizzare la scala a 15. Stimò la distanza della nave a 12 miglia, circa 22 chilometri. In realtà stava sulla scala 5 e dunque la distanza reale era di sole 4 miglia, meno di 7 chilometri e mezzo. Alle 23.05 Carstens considerò la Doria ancora lontana 10 miglia, ma non capì né la posizione né la direzione. Solo 3 minuti più tardi si accorse che la nave era già a 6 miglia. Si meravigliò della sua velocità eccessiva e d'istinto virò bruscamente a destra per evitare il pericolo. Non si era accorto che il radar si trovava su una scala diversa e che la Doria era ormai troppo vicina. Ci ho portato in America i miei figli, per cose era vedova con 5 figli, mio marito è morto in guerra. Angela Moscatiello, sopravvissuta al naufragio, ha già compiuto 97 anni. Vive ad Albany, la capitale dello stato di New York, e non ha mai abbandonato le abitudini di quando viveva a Cervinara, Avellino, come quella del pane fatto in casa. Era imbarcata con 2 dei suoi figli. Soprattutto con Andrea Dori, mi pensavo che faceva un buon viaggio. E io verrei, mi è venuta la disgrazia. La nave, si è incontrata con un'altra nave, venuto mio figlio, e mi ha preso e mi ha portato sopra. Mi ha portato sopra la nave, da dove stavo vuoto. Mentre stavo là, tutta la gente che hanno corruto, tutti piangevano, correvano, una moina. La nave si è battuta sotto sopra, stava mezzo in dall'acqua, mezzo all'erta. Diceva, hanno pigliato il funo, hanno menuto, ce l'hanno mandato a funo. Io mi sono messo bravure e mi prende vicino alla funa e giù mi chiama dei miei figli. Ma faceva il primo figlio mio, meno di giù, no, mi è nato prima voi, Allora siamo andati prima, poi stavo piccolino vicino a me, ha detto no, io dai, mi è nato, e tu sei piccolino, rimani solo per loco. Aiutate a salire la ringhiera e siamo andati giù. Aiuta giù e si è avviata una navicella, se n'è andata. E è giù rimasta, a guardare. Sono arrivata alla sala di riunione in caso di pericolo, perché dopo la partenza da Napoli ci hanno fatto una prova di dove, come fare in caso di pericolo, eccetera. Allora io sapevo che lì si doveva andare e così obbedientemente sono andata proprio lì. Attenzione, attenzione, ha luogo l'esercitazione di emergenza. Se tutti i sopravvissuti alla collisione riuscirono a salvarsi, ciò si deve anche alla esercitazione di salvataggio da poco effettuata e naturalmente all'organizzazione dei soccorsi, coordinati dal primo ufficiale Luigi Oneto. Quello delle persone imbarcate sull'Andrea Doria è stato definito il più grande e riuscito salvataggio in mare nella storia della marineria. Sulla nave si trovavano 1.134 passeggeri e 572 membri d'equipaggio. Tutti coloro che sopravvissero alla collisione furono tratti in salvo. Alla richiesta di soccorso lanciata via radio risposero ben 5 navi oltre alla stessa Stockholm. L'Andrea Doria disponeva di un numero di scialuppe sufficiente per una evacuazione completa. Ma purtroppo il forte sbandamento per le stive allagate bloccò sugli scivoli tutte le scialuppe del lato sinistro. E le 8 di destra non poterono essere calate con i passeggeri a bordo, come previsto. Malgrado ciò, l'equipaggio dell'Andrea Doria salvò quasi 1.200 persone delle 1.700 imbarcate.
Le altre furono recuperate dai marinai delle altre navi. Le prime ad accorrere furono le 7 scialuppe a motore della Stockholm, che trasbordarono poi i naufraghi anche sull'Île-de-France. Avevano messo una rete per merci lungo la fiancata, così quando siamo arrivati ne abbiamo legato le estremità in modo che la gente potesse camminarci sopra fino alla nostra scialuppa. I nostri marinai si sono tuffati per recuperare la gente in acqua. Molti gridavano dalla paura, ma non era strano, perché la nave poteva affondare da un momento all'altro. E io volevo salvare più gente possibile. Alcuni bambini piccoli li abbiamo presi con delle coperte tenute per gli angoli. L'Andrea Doria era completamente illuminata. I veri eroi di quel salvataggio furono gli uomini della sala macchine. Dobbiamo immaginarli laggiù, con l'impericolo che la nave affondi da un momento all'altro, l'olio che spruzza da tutte le parti scottandoli. È scritto tutto qui, nelle memorie che l'ufficiale di macchina Luigi Pazzaglia mi ha lasciato prima di morire. Quegli uomini hanno mantenuto a galla il Doria per 11 ore e soprattutto lo hanno mantenuto a galla con tutte le luci accese. Io non oso pensare a che cosa sarebbe successo, a quanti morti ci sarebbero stati se quelle luci fossero restate spente. Se la tragedia di quella notte a Nantucket non assunse proporzioni maggiori, si deve soprattutto all'intervento dell'Île-de-France. Ricevuto l'SOS, il maestoso transatlantico francese diretto in Europa invertì la rotta. Dopo 3 ore a tutta forza era sul punto del disastro. Si accostò vicinissimo all'Andrea Doria con una manovra ardita ma perfetta. Questo grande bastimento che era tutto illuminato davanti a noi, che sembrò un miracolo vederlo proprio. In quel momento abbiamo avuto una certa speranza e certezza di essere salvati. Sull'Île-de-France si prodigarono tutti, dai passeggeri che rivestivano i nuovi ospiti al medico e agli infermieri. L'opera meritoria dell'intero equipaggio si rispecchiò nella onorificenza della Legion d'Onore con cui fu insignito il comandante Raoul de Baudéan. Sull'Andrea Doria i morti furono complessivamente 46, tutti passeggeri. Sulla Stockholm invece perirono 5 marinai che alloggiavano a prua. I feriti più gravi, trasportati sulla nave svedese, furono prelevati non senza difficoltà con gli elicotteri della Guardia Costiera americana. Alcuni feriti vennero ricoverati nell'ospedale della vicina isola di Nantucket. I più gravi furono trasportati a Boston. 2 di essi morirono nei giorni successivi. Gli altri feriti vennero sbarcati a New York. A Boston morì Norma Di Sandro, 3 anni. Durante la fase del salvataggio, i genitori, in preda all'ansia, la lanciarono su una scialuppa dall'alto dell'Andrea Doria, sperando che qualcuno la afferrasse. Purtroppo, invece, la piccola batté il capo sul bordo della lancia ed entrò subito in coma, senza più risvegliarsi. And now reporting from New York, here is Edward P. Morgan. Good evening. This is the shape of the news. The daughter of this reporter, Linda Morgan, accounted for one of the incidents of the tragedy which some would classify as a miracle. Sleeping in a stateroom on the starboard side of the Andrea Doria, a stateroom which bore the full brunt of the Stockholm's crash, she was officially reported last night as killed. Instead, she was catapulted, apparently, onto the bow of the Stockholm, where a crewman found her alive in the wreckage. Linda Morgan fu soprannominata la ragazza miracolata. Riportò soltanto la frattura di un braccio. Morirono invece la sorellina Joan e il patrigno Camille Cianfarra, anch'egli giornalista. La fortuna di Linda coinvolse il suo salvatore, il marinaio spagnolo della Stockholm, Bernabé Polanco Garcia. Era salito sul ponte in preda al mal di mare. La collisione uccise tutti i suoi compagni di cabina. Eccolo in ospedale con la ragazza e suo padre, il giornalista della ABC, Edward Morgan.
Proprio a bordo delle navi soccorritrici cominciò l'atto di accusa contro l'equipaggio del Doria. Ci fu chi raccolse firme fra i sopravvissuti. Pochi giorni dopo, però, sul Progresso italo-americano stampato a New York, alcuni sopravvissuti smascherarono i responsabili. Raccontarono di aver firmato una petizione in lingua inglese, convinti di elogiare i marinai delle navi soccorritrici. Il comandante Calamai venne persino accusato di non aver dato l'ordine di abbandonare la nave. Come faccio a dare l'abbandono a nave su una nave sovraccarica di passeggeri con 1706 persone, eravamo a bordo con metà lance sole. Non ho mai pensato che era colpa della Andrea Doria. Fino a quando arriverò io lassù, non credo. No, hanno fatto del tutto possibile. Marinaio che aveva l'altro giorno quel bambino in mano. La prima difesa appassionata a New York è dell'incaricato d'affari Egidio Ortona. Sul comandante Calamai e sull'Andrea Doria si addensò una cappa sempre più soffocante di accuse e di sospetti. Mentre gli ufficiali della Stockholm, subito reimbarcati, facevano carriera, quelli italiani vennero tenuti a lungo e inspiegabilmente a terra. Mentre gli italiani a New York nella cattedrale di St. Patrick piangevano i morti, gli svedesi organizzavano conferenze stampa. Una campagna di propaganda, facilitata dall'ottimo inglese degli ufficiali della Stockholm, eleganti nelle loro divise contrapposte agli abiti rimediati dagli ufficiali italiani che avevano perso tutto nell'affondamento. Il comandante Nordenson prese il comando della nuova ammiraglia svedese, la Gripsholm, costruita proprio negli stessi cantieri dell'Andrea Doria. Quando seppero che Nordenson era arrivato a Genova per assumerne il comando, i portuali scesero in sciopero e la nave non gli fu consegnata. La compagnia dovette inviare un altro comandante a ritirarla. Anche l'ufficiale Carstens fu promosso e imbarcato sulla Gripsholm. Scalò poi le posizioni della compagnia sino a diventarne vicepresidente. Mentre gli altri facevano carriera, il comandante Calamai, privo di comando, si macerava in silenzio. Aveva cominciato a spegnersi quella notte di 50 anni fa, quando era rimasto sulla nave prossima ad affondare. Andate, aveva detto ai suoi ufficiali, vi raggiungo poi. Ma quelli avevano fatto l'atto di risalire a bordo, convincendolo così a scendere sull'ultima scialuppa. Solo a quel punto il secondo ufficiale Badano comprese il senso di quanto Calamai gli aveva raccomandato poco prima. Il grosso dei passeggeri era già stato trasferito. Il leader Franz lì vicino, e lui mi si avvicina sul ponte, sulla letta, e mi dice, guardi, lei andrà a Genova e se va dalle mie figlie, dalla mia famiglia, gli dica che io ho fatto tutto quello che dovevo fare e ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Io l'ho un po' sdrammatizzata la cosa, gli ho detto, ma comandante, guardi, se ci vado a Genova ci viene anche lei, lì c'è l'Île de France. Lui si considerava un sacrificato. Bell'affare avete combinato. Quando giunse a New York, Calamai si sentì apostrofare così da un rappresentante della propria compagnia. L'invidia inespressa nei suoi confronti aveva finalmente trovato un appiglio. Risaliva ai tempi della nascita della Italia di Navigazione, sorta dalla fusione di tre compagnie. Lloyd's a Baudo, Navigazione Generale Italiana, e Kosulic, con le loro navi Conte Biancamano, Conte di Savoia, Rex, Saturnia e Vulcania. Calamai faceva parte del gruppo di giovani e brillanti ufficiali provenienti dalla Lloyd's a Baudo, oggetto di gelosia da parte degli altri colleghi più anziani e tradizionalisti. Dalla legittima gelosia al risentimento, il cambiamento si verificò quando a Calamai fu affidato il comando della nuova ammiraglia della flotta, l'Andrea Doria. Si sentivano fuori del loro ambiente perché erano in New York, alcuni non parlavano inglese, avevano un avvocato americano che non parlava italiano e qualcuno ha assegnato un interprete svedese per gli italiani. Ho sentito dire che non traduceva sempre bene.
mi sembra che questo può anche nascondere la verità. A differenza di quello italiano, inspiegabilmente remissivo, l'addetto svedese alle pubbliche relazioni era molto attivo. I svedesi hanno chiesto a un giornalista americano, Elvin Moscow, di scrivere un libro, mentre che lui era in Svezia. Questo libro è diventato molto sfavorevole verso gli italiani. I svedesi erano molto sensibili, mentre che gli italiani erano anche codardi. Elvin Moscow è uno dei tanti che hanno scritto sull'Andrea Doria, ma è il più subdolo. Come posso dire, hanno blandito il signor Elvin Moscow, offrendogli il viaggio sullo Stockholm per recarsi in Svezia, l'hanno ospitato gratuitamente, ci mancava che gli offrissero le odalische. L'inchiesta fu sospesa per motivi economici, un accordo tra le compagnie di assicurazione e le compagnie di navigazione. Nel complesso alla compagnia Italia andò abbastanza bene perché riuscì a ottenere 19 milioni di dollari a fronte dei 25 milioni di dollari che era la stima del valore della nave e del suo carico. Insomma, chi fu il responsabile della collisione? La causa principale della collisione fu Carstens. Interpretò male il radar e virò a destra quando non avrebbe dovuto. No, impossibile. Questo è il disegno presentato all'inchiesta dagli avvocati della compagnia svedese. È la ricostruzione del sinistro secondo l'equipaggio della Stockholm, con l'Andrea Doria a sinistra e non a destra della nave svedese. In tribunale Carstens ha dovuto riconoscere quanto emerso dai tracciati di rotta della sua nave, che il suo timoniere Peder Larsen, cioè distratto ed impreciso, procedeva a zigzag fino a 7 gradi a destra e a sinistra dalla sua rotta. Se Carstens non ha mentito, ecco allora che cosa può essere accaduto. Quando il timoniere accostava troppo a destra, l'Andrea Doria risultava trovarsi momentaneamente a sinistra. No, lo posso garantire. Ha fatto un cerchio enorme. Noi eravamo fermi, ma lei andava a 28 nodi. Non abbiamo causato noi la collisione, è stata lei a venirci addosso. Ma anche ammettendo, come sostiene Carstens, che la Doria fece da sinistra un enorme cerchio, avrebbe dovuto accelerare a una velocità impossibile per trovarsi sul punto dell'impatto 3 minuti dopo. E poi è incompatibile con la realtà anche la posizione delle due navi. La Stockholm speronò l'Andrea Doria con la prua, non con la fiancata. Alla luce della tecnologia dell'era dei computer, l'esperimento tentato all'epoca nella vasca navale di Roma può far sorridere. Eppure dimostra come non ci si fosse rassegnati a quell'accordo fra assicuratori che lasciava l'equipaggio del Doria e con esso tutta la tradizione marinara italiana avvolti in una vischiosa cappa di inefficienza e di codardia. La versione svedese era tecnicamente insostenibile. Già negli anni 70 lo aveva dimostrato un tecnico navale americano, il professor Carothers, e più recentemente lo ha dimostrato il gruppo di lavoro di Genova coordinato dall'ingegner Scotto. Carothers spiega che con quell'angolazione e in quel preciso punto della collisione l'Andrea Doria non poteva arrivare partendo da sinistra. E lo dimostra ricorrendo alla formula di Brown, che spiega qual è il raggio di virata di una nave in base alla sua lunghezza al galleggiamento. Per arrivare in quel punto avrebbe dovuto compiere una S stranissima, pazzesca, alla velocità di un aereo supersonico. Non capisco questa formula di Brown, perché non ho mai sentito niente di più stupido. Prova che l'Andrea Doria non avrebbe potuto trovarsi nel punto che indicava Carstens. Il solo modo era di fare una curva S e aumentare la velocità da 22 a 2500 nodi. È una barzelletta. Nel computer si può inserire qualunque dato per ottenere il risultato desiderato. Mud non ha chiesto nessuna informazione, né a me né agli altri svedesi. Non capisco dove ha preso i suoi dati. Beh, ho preso i grafici dei registratori di rotta delle due navi e le ho riposizionate. Credo che Carstens stia cercando di razionalizzare il fatto che guardava la scala radar sbagliata.
Meno di due mesi dopo il naufragio, qui nel tribunale distrettuale di New York, a Foley Square, ebbe inizio l'inchiesta preliminare per l'accertamento delle responsabilità. Gli svedesi avevano scelto di adire la giustizia americana e gli italiani non si erano opposti. Nell'aula 1506 del tribunale, i marinai della Stockholm testimoniarono di un violento alterco fra l'ufficiale Carstens e il comandante Nordenson arrivato in plancia dopo la collisione. Sostennero però di non aver compreso nulla perché i due parlavano in inglese. Abbiamo chiesto noi al secondo ufficiale Inestrom che lingua si parlasse fra di loro sulla Stockholm. Ovvia la sua risposta. Svenska? All'inchiesta preliminare di New York, il suo timoniere testimoniò che subito dopo la collisione lei prese il berretto, lo scagliò in terra, si mise le mani nei capelli e disse: come ho potuto virare in quel modo? Si sentiva colpevole? Dopo la collisione avevo altro da fare, preoccuparmi che non stessimo affondando. Non avevo certo il tempo di buttare in giro il mio berretto. Stupidaggini! Ed invece è proprio vero. Siamo venuti in possesso della trascrizione del controinterrogatorio del timoniere Peder Larsson all'inchiesta di New York. Domanda l'avvocato della Società Italia, Underwood. Che disse l'ufficiale quando venne in timoniera dopo la collisione? Risponde Larsson. Disse: come diavolo ho potuto farlo? Domanda l'avvocato. Disse: che cosa abbiamo colpito? Risponde il timoniere. Disse: come diavolo ho potuto farlo di virare in quel modo? E l'avvocato: non ho altre domande. Pierrette Simpson scampò al naufragio. Emigrava con i nonni da un paesino del Piemonte. Ne ha scritto un libro che è più di una storia di sopravvissuti. Durante le mie ricerche ho capito com'è stata questa collisione e ho pensato che era il mio dovere di spiegarlo al pubblico. Oggi, a tanti anni di distanza, il traffico navale di New York scorre indifferente, ma non lo sono gli americani di fronte al ricordo di una tragedia che scandì la cronaca di quei giorni lontani. Basti osservare l'interesse col quale sono accorsi a una recente mostra di reperti dell'Andrea Doria nel museo di South Street. Gli americani sono stati i primi a conoscere la verità sul naufragio, anche perché nel 1980 il New York Times fu l'unico giornale a riferire che la commissione d'inchiesta della nostra marina mercantile guidata dall'ammiraglio Bigliardi aveva individuato in Carstens e Johansen il responsabile della collisione. La stampa italiana ignorò la notizia. La verità restava in fondo al mare, sepolta con l'Andrea Doria. La lettera è datata 10 di marzo del 72, ultima con le parole: rest assured, Captain Calamai, there are many of us who would be more than willing to serve under your command in any time. John Carothers, il primo a scagionarlo, scrisse a Calamai che molti ufficiali americani sarebbero stati fieri di averlo per comandante. Unitamente alla lettera, la foto di Calamai fa oggi bella mostra nell'Accademia di Marina di Long Island. La lettera però giunse troppo tardi. Lui non l'ha nemmeno aperta, le figlie l'hanno trovata sulla scrivania, che è morto dicendo: ma i passeggeri sono tutti salvi, nel delirio. Lo tengo nel mio cuore, perché so che fece il possibile per aiutare tutti. Fra tante vittime c'è stato anche il comandante Calamai, perché lui è diventato il capro espiatorio. Spero che con il mio libro tutti gli italiani che conoscono questo evento dell'Andrea Doria si sentano riabilitati. Ecco adesso la radiocronaca di Herberto Landi, registrata al molo alle 9:30, ora americana di questa mattina, cioè all'ora in cui sarebbe dovuto arrivare in porto l'Andrea Doria. Sono le 9:30 del mattino del 26 di luglio, ora di New York, e in questo momento avrebbe dovuto attraccare al molo numero 84, dove ci troviamo, la nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. L'Andrea Doria non si appresta e non si appresterà, e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio da pochi minuti dalla leggenda in cui c'è stata la confusione, la preoccupazione, sono i tanti che sono molto di essere radunati
che ci sono un combattibile, e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui, che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Vuote. Lei si aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuto? Tutta la notte, mio figlio, si sente qui per rimanere. E poi è venuta qui subito al PIR per cercare di avere notizie, eh? Che cosa le hanno detto? Che verrà questa sera? Adesso deve venire stasera, alle 3, finito alle 3, finito alle 2, finito alle 6, non si sa. Sono ancora precisa. Signora, con una bella bambina in braccio, signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche io. E quando è capito lei che è venuta? L'anno scorso, però. Se già si può fare. Ma quindi lei l'ha saputo qui quando è venuta al mondo? No, prima. Sì, che cosa le hanno detto adesso al mondo? Mi ha detto che grazie a Dio che ci sono stati, che è stato un vero miracolo che mi sono trovato. E questo bambino? Se c'è mi va, se mi ascolta, vado, sempre fino, sempre niente. È salva, Paola di tu. Sì, nonno, zio, nonno, zio, io vedo presto di anche niente, diglielo. Nonno, nonno, zio, diglielo Paola, diglielo. Mi è venuta preoccupata. Sì, nonno, ok, ok. E me l'ha detto lei, quello che conta. Lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle 7 e mezza. Lei non sapeva niente, eh? No. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Perfetto. Era solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Puccio. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto no, il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Doria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato? Per telefono, per il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera, aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? C'è mio cognato, aspettiamo. Tutta la famiglia. C'è una famiglia, c'è la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama lei. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Dicono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine, centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9.30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte. Stand here to rule. The thing what I find strange is the way you got me locked and locked me down again. Thought was fun, but now it's over. Oh, my.
La nostra marina mercantile, guidata dall'ammiraglio Bigliardi, aveva individuato in Carstens e Johansen il responsabile della collisione. La stampa italiana ignorò la notizia. La verità restava in fondo al mare, sepolta con l'Andrea Doria. La lettera è datata 10 di marzo del 72, ultima con le parole: "Rest assured, Captain Calamai, there are many of us who would be more than willing to serve under your command in any time." John Carothers, il primo a scagionarlo, scrisse a Calamai che molti ufficiali americani sarebbero stati fieri di averlo per comandante. Unitamente alla lettera, la foto di Calamai fa oggi bella mostra nell'Accademia di Marina di Long Island. La lettera però giunse troppo tardi. Lui non l'ha nemmeno aperta, le figlie l'hanno trovata sulla scrivania, che è morto dicendo: "Ma i passeggeri sono tutti salvi", nel delirio. Lo tengo nel mio cuore, perché so che fece il possibile per aiutare tutti. Fra tante vittime c'è stato anche il comandante Calamai, perché lui è diventato il capro espiatorio. Spero che con il mio libro tutti gli italiani che conoscono questo evento dell'Andrea Doria si sentano riabilitati. Ecco adesso la radiocronaca di Erberto Landi, registrata al molo alle 9:30, ora americana di questa mattina, cioè all'ora in cui sarebbe dovuto arrivare in porto l'Andrea Doria. Sono le 9:30 del mattino del 26 di luglio, ora di New York, e in questo momento avrebbe dovuto attraccare al molo numero 84, dove ci troviamo, la nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. L'Andrea Doria non si appresta e non si appresterà, e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio da pochi minuti dalle 20 in cui c'è stato. La confusione e la preoccupazione sono vive tanti, che sono molto radunate nel migliore tempo possibile, e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui e che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Gomez. Lei chi aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuta? Tutta la notte, mio figlio, mi sento tutto di E poi è venuta qui subito al qui per cercare di avere notizie, yeah. E che cosa le hanno detto? Che verrà questa sera? Adesso deve venire stasera, alle 3, circa alle 3, circa alle 2, circa alle 6, non si sa. Pure dimostra come non ci si fosse rassegnati a quell'accordo fra assicuratori che lasciava l'equipaggio del Doria e con esso tutta la tradizione marinara italiana avvolti in una vischiosa cappa di inefficienza e di codardia. La versione svedese era tecnicamente insostenibile. Già negli anni 70 lo aveva dimostrato un tecnico navale americano, il professor Carothers, e più recentemente lo ha dimostrato il gruppo di lavoro di Genova coordinato dall'ingegner Scotto. Carothers spiega che con quell'angolazione e in quel preciso punto della collisione l'Andrea Doria non poteva arrivare partendo da sinistra, e lo dimostra ricorrendo alla formula di Brown, che spiega qual è il raggio di virata di una nave in base alla sua lunghezza al galleggiamento. Per arrivare in quel punto avrebbe dovuto compiere una S stranissima, pazzesca, alla velocità di un aereo supersonico. Non capisco questa formula di Brown, perché non ho mai sentito niente di più stupido. Prova che l'Andrea Doria non avrebbe potuto trovarsi nel punto che indicava Carstens. Il solo modo era di fare una curva S e aumentare la velocità da 22 a 2500 nodi. È una barzelletta. Nel computer si può inserire qualunque dato per ottenere il risultato desiderato. Mud non ha chiesto nessuna informazione, né a me né agli altri svedesi. Non capisco dove ha preso i suoi dati. Beh, ho preso i grafici dei registratori di rotta delle due navi e le ho riposizionate. Credo che Carstens stia cercando di razionalizzare il fatto che guardava la scala radar sbagliata. Meno di due mesi dopo il naufragio, qui nel tribunale distrettuale di New York, a Foley Square,
ebbe inizio l'inchiesta preliminare per l'accertamento delle responsabilità. Gli svedesi avevano scelto di adire la giustizia americana e gli italiani non si erano opposti. Nell'aula 1506 del tribunale, i marinai della Stockholm testimoniarono di un violento alterco fra l'ufficiale Carstens e il comandante Nordenson arrivato in plancia dopo la collisione. Sostennero però di non aver compreso nulla perché i due parlavano in inglese. Abbiamo chiesto noi al secondo ufficiale Inestrom che lingua si parlasse fra di loro sulla Stockholm. Ovvia la sua risposta. Svenska? All'inchiesta preliminare di New York il suo timoniere testimoniò che subito dopo la collisione lei prese il berretto, lo scagliò in terra, si mise le mani nei capelli e disse: come ho potuto virare in quel modo? Si sentiva colpevole? Dopo la collisione avevo altro da fare, preoccuparmi che non stessimo affondando. Non avevo certo il tempo di buttare in giro il mio berretto. Stupidaggini! Ed invece è proprio vero. Lei come si chiama? Lucia Volpe. Lei chi aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuto? Tutta la notte, mio figlio, sento che sono e poi è venuta qui subito al film per cercare di avere notizie, yeah. Che cosa le hanno detto? Che è vera questa sera? Adesso voglio venire stasera alle 3, circa alle 3, circa alle 2, circa alle 6, non si sa. Sono ancora preciso. Ho visto questa signora con una bella bambina in braccio. Signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche me. E quando è uscito lei? Questo era l'anno scorso però, perché già anche se ma quindi lei l'ha saputo qui quando è venuto al mondo? No, prima. Sì, che cosa le hanno detto adesso al mondo? Hanno detto che grazie a Dio tutti sono stati, che è stato un vero grazie da me. E questo bambino? Se c'è mio padre che mi ascolta, Marco, sei tranquilla, senza niente. È salva. Paola, di tu. Di nonno, figlio. Nonno. Io vedo presto di anche in età, diglielo. Nonno, nonno, zio, diglielo Paola, diglielo. Sì, nonno, ok. L'ha detto lei quello che conta, signora. Lei come si chiama per piacere? Sette di copra. Lei mi ha detto da che ora è che qui? Dalle 7:30. Dalle 7:30, lei non sapeva niente, eh? Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Pucci. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la persona. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Doria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì. Come ve le hanno date? Hanno dato? Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera, aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? C'è mio cognato, aspettiamo. Questa è la famiglia. C'è la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di mio cognato? Chiama lei. Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Sono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato e altre decine, centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse. C'era il primo figlio mio, meno di giù. No, mi è nato prima voi, Allora siamo venuti prima. Poi stavo piccolino vicino a me. E ho detto no. Io già dai menato, che tu sei piccolino, rimani solo per loco. Aiutate a salire a ringhiere e sei menato giù. Aiuta giù e sabbia da una vicella se n'è andata. E è giù rimasta a guardare. Sono arrivata alla sala di riunione in caso di pericolo, perché dopo la partenza da Napoli ci hanno fatto una prova di come fare in caso di pericolo.
eccetera. Allora io sapevo che lì si doveva andare e così obbedientemente sono andata proprio lì. Attenzione, attenzione, ha luogo l'esercitazione di emergenza. Se tutti i sopravvissuti alla collisione riuscirono a salvarsi, ciò si deve anche alla esercitazione di salvataggio da poco effettuata e naturalmente all'organizzazione dei soccorsi, coordinati dal primo ufficiale Luigi Oneto. Quello delle persone imbarcate sull'Andrea Doria è stato definito il più grande e riuscito salvataggio in mare nella storia della marineria. Sulla nave si trovavano 1.134 passeggeri e 572 membri d'equipaggio. Tutti coloro che sopravvissero alla collisione furono tratti in salvo. Alla richiesta di soccorso lanciata via radio risposero ben 5 navi, oltre alla stessa Stockholm. L'Andrea Doria disponeva di un numero di scialuppe sufficiente per una evacuazione completa. Ma purtroppo il forte sbandamento per le stive allagate bloccò sugli scivoli tutte le scialuppe del lato sinistro. E le 8 di destra non poterono essere calate con i passeggeri a bordo, come previsto. Malgrado ciò, l'equipaggio dell'Andrea Doria salvò quasi 1.200 persone delle 1.700 imbarcate. Le altre furono recuperate dai marinai delle altre navi. Le prime ad accorrere furono le 7 scialuppe a motore della Stockholm, che trasbordarono poi i naufraghi anche sull'Île-de-France. Avevano messo una rete per merci lungo la fiancata, così quando siamo arrivati ne abbiamo legato le estremità, in modo che la gente potesse camminarci sopra fino alla nostra scialuppa. I nostri marinai si sono tuffati per recuperare la gente in acqua. Molti gridavano dalla paura, ma non era strano, perché la nave poteva affondare. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 e più tardi? Si sospenderebbe magari fino a domani mattina, eh? E così come le persone che avete ascoltato, altre decine, centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio o della sera le navi di soccorso, la Île-de-France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9.30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte. Stand here to think what I find strange is the way you got me up and knocked me down again. What was fun, but now it's over.
Andrea Doria si addensò una cappa sempre più soffocante di accuse e di sospetti. Mentre gli ufficiali della Stockholm, subito reimbarcati, facevano carriera, quelli italiani vennero tenuti a lungo e inspiegabilmente a terra. Mentre gli italiani a New York, nella cattedrale di St. Patrick, piangevano i morti, gli svedesi organizzavano conferenze stampa. Una campagna di propaganda, facilitata dall'ottimo inglese degli ufficiali della Stockholm, eleganti nelle loro divise contrapposte agli abiti rimediati dagli ufficiali italiani, che avevano perso tutto nell'affondamento. Il comandante Nordenson prese il comando della nuova ammiraglia svedese, la Gripsholm, costruita proprio negli stessi cantieri dell'Andrea Doria. Quando seppero che Nordenson era arrivato a Genova per assumerne il comando, i portuali scesero in sciopero e la nave non gli fu consegnata. La compagnia dovette inviare un altro comandante a ritirarla. Anche l'ufficiale Carstens fu promosso e imbarcato sulla Gripsholm. Scalò poi le posizioni della compagnia sino a diventarne vicepresidente. Mentre gli altri facevano carriera, il comandante Calamai, privo di comando, si macerava in silenzio. Aveva cominciato a spegnersi quella notte di 50 anni fa, quando era rimasto sulla nave prossima ad affondare. «Andate», aveva detto ai suoi ufficiali, «vi raggiungo poi». Ma quelli avevano fatto l'atto di risalire a bordo, convincendolo così a scendere sull'ultima scialuppa. Solo a quel punto il secondo ufficiale Badano comprese il senso di quanto Calamai gli aveva raccomandato poco prima. Il grosso dei passeggeri era già stato trasferito. Il leader Franz lì vicino, e lui mi si avvicina sul ponte, sulla letta, e mi dice: guardi, lei andrà a Genova e se va dalle mie figlie, dalla mia famiglia, gli dica che io ho fatto tutto quello che dovevo fare e ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Io l'ho un po' sdrammatizzata la cosa, gli ho detto: ma comandante, guardi, se ci vado a Genova ci viene anche lei, lì c'è l'Île de France. Lui si considerava un sacrificato. Bell'affare avete combinato. Quando giunse a New York, Calamai si sentì apostrofare così da un rappresentante della propria compagnia. L'invidia inespressa nei suoi confronti aveva finalmente trovato un appiglio. Risaliva ai tempi della nascita della Italia di Navigazione, sorta dalla fusione di tre compagnie: Lloyd's a Baudo, Navigazione Generale Italiana, e Kosulich, con le loro navi Conte Biancamano, Conte di Savoia, Rex, Saturnia e Vulcania. Calamai faceva parte. Gli americani sono stati i primi a conoscere la verità sul naufragio, anche perché nel 1980 il New York Times fu l'unico giornale a riferire che la commissione d'inchiesta della nostra marina mercantile guidata dall'ammiraglio Bigliardi aveva individuato in Carstens e Johansen il responsabile della collisione. La stampa italiana ignorò la notizia. La verità restava in fondo al mare, sepolta con l'Andrea Doria. La lettera è datata 10 di marzo del 72, ultima con le parole: "Rest assured, Captain Calamai, there are many of us who would be more than willing to serve under your command in any time." John Carothers, il primo a scagionarlo, scrisse a Calamai che molti ufficiali americani sarebbero stati fieri di averlo per comandante. Unitamente alla lettera, la foto di Calamai fa oggi bella mostra nell'Accademia di Marina di Long Island. La lettera però giunse troppo tardi. Lui non l'ha nemmeno aperta, le figlie l'hanno trovata sulla scrivania, che è morto dicendo: ma i passeggeri sono tutti salvi, nel delirio. Lo tengo nel mio cuore, perché so che fece il possibile per aiutare tutti. Fra tante vittime c'è stato anche il comandante Calamai, perché lui è diventato il capro espiatorio. Spero che con il mio libro tutti gli italiani che conoscono questo evento dell'Andrea Doria si sentono riabilitati. Ecco adesso la radiocronaca di Erberto Landi, registrata al molo alle 9:30, ora americana di questa mattina.
cioè all'ora in cui sarebbe dovuto arrivare in porto l'Andrea Doria. Sono le 9:30 del mattino del 26 di luglio, ora di New York, e in questo momento avrebbe dovuto attraccare al molo numero 84, dove ci troviamo, la nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. Andrea Doria non si appresta e non si appresterà, e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa si è diffusa proprio da pochi minuti dalle 20 in cui c'è stata la confusione, la preoccupazione, sono manifestanti che sono di essere radunati nel più breve tempo possibile, e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui, che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Vuote. Lei si aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuta? Tutta la notte, mio figlio, si sente qui per rimanere. E poi è venuta qui subito a qui per cercare di avere... Sta impossibile per trovarsi sul punto dell'impatto 3 minuti dopo. E poi è incompatibile con la realtà anche la posizione delle due navi. La Stockholm speronò l'Andrea Doria con la prua, non con la fiancata. Alla luce della tecnologia dell'era dei computer, l'esperimento tentato all'epoca nella vasca navale di Roma può far sorridere. Eppure dimostra come non ci si fosse rassegnati a quell'accordo fra assicuratori che lasciava l'equipaggio del Doria e con esso tutta la tradizione marinara italiana avvolti in una vischiosa cappa di inefficienza e di codardia. La versione svedese era tecnicamente insostenibile. Già negli anni 70 lo aveva dimostrato un tecnico navale americano, il professor Carothers, e più recentemente lo ha dimostrato il gruppo di lavoro di Genova coordinato dall'ingegner Scotto. Carothers spiega che con quell'angolazione e in quel preciso punto della collisione l'Andrea Doria non poteva arrivare partendo da sinistra. E lo dimostra ricorrendo alla formula di Brown, che spiega qual è il raggio di virata di una nave in base alla sua lunghezza al galleggiamento. Per arrivare in quel punto avrebbe dovuto compiere una S stranissima, pazzesca, alla velocità di un aereo supersonico. Non capisco questa formula di Brown, perché non ho mai sentito niente di più stupido. Prova che l'Andrea Doria non avrebbe potuto trovarsi nel punto che indicava Carstens. Il solo modo era di fare una curva S e aumentare la velocità da 22 a 2500 nodi. È una barzelletta. Nel computer si può inserire qualunque dato per ottenere il risultato desiderato. Mud non ha chiesto nessuna informazione, né a me né agli altri svedesi. Non capisco dove ha preso i suoi dati. Beh, ho preso i grafici dei registratori di rotta delle due navi e le ho riposizionate. Credo che Carstens stia cercando di razionalizzare il fatto che guardava la scala radar sbagliata. Meno di 2 mesi dopo il naufragio, qui nel tribunale distrettuale di New York, a Foley Square, ebbe inizio l'inchiesta preliminare per l'accertamento delle responsabilità. Gli svedesi avevano scelto di adire la giustizia americana e gli italiani non si erano opposti. Nell'aula 1506 del tribunale, i marinai della Stockholm testimoniarono di un violento alterco fra l'ufficiale Carstens e il comandante Nordenson arrivato in plancia dopo la collisione. Sostennero però di non aver compreso nulla perché i due parlavano in inglese. Abbiamo chiesto noi al secondo ufficiale Inestrom che lingua si parlasse fra di loro sulla Stockholm. Ovvia la sua risposta. Svenska? All'inchiesta preliminare di New York. Ma la fune. E io mi sono messo per avere e mi prende vicino alla fune. E giù mi chiama dei miei figli. Ma faceva il primo figlio mio. Meno di giù. No, mi è nato prima voi, Allora siamo andati prima. Poi stavo piccolino vicino a me. Ha detto no, io... Dai, mena tu, che tu sei piccolino, non è nessuno per l'occhio. Aiutate a salire a ringhiere e siamo menati giù. Aiuta giù e si avvia da una vicella, se n'è andata. E è giù rimasta a guardare. Sono arrivata al,
alla sala di riunione in caso di pericolo, perché dopo la partenza da Napoli ci hanno fatto una prova di dove, come fare in caso di pericolo, eccetera. Allora io sapevo che lì si doveva andare e così obbedientemente sono andata proprio lì. Attenzione, attenzione, ha luogo l'esercitazione di emergenza. Se tutti i sopravvissuti alla collisione riuscirono a salvarsi, ciò si deve anche all'esercitazione di salvataggio da poco effettuata e naturalmente all'organizzazione dei soccorsi, coordinati dal primo ufficiale Luigi Oneto. Quello delle persone imbarcate sull'Andrea Doria è stato definito il più grande e riuscito salvataggio in mare nella storia della marineria. Sulla nave si trovavano 1.134 passeggeri e 572 membri d'equipaggio. Tutti coloro che sopravvissero alla collisione furono tratti in salvo. Alla richiesta di soccorso lanciata via radio risposero ben 5 navi, oltre alla stessa Stockholm. L'Andrea Doria disponeva di un numero di scialuppe sufficiente per una evacuazione completa. Ma purtroppo il forte sbandamento per le stive allagate bloccò sugli scivoli tutte le scialuppe del lato sinistro. E le 8 di destra non poterono essere calate con i passeggeri a bordo, come previsto. Malgrado ciò, l'equipaggio dell'Andrea Doria salvò quasi 1.200 persone delle 1.700 imbarcate. Le altre furono recuperate dai marinai delle altre navi. Le prime ad accorrere furono le 7 scialuppe a motore della Stockholm, che trasbordarono poi i naufraghi anche sull'Île-de-France. Avevano messo una rete per merci lungo la fiancata, così quando siamo arrivati ne abbiamo legato le estremità, in modo che la gente potesse camminarci sopra fino alla...